Studenti, famiglie e professionisti insieme per la corsa di Miguel, giunta alla 17 edizione con arrivo allo Stadio Olimpico. Record di partecipanti. Da 17 anni con una corsa che continua a totalizzare il record, oggi quello di arrivi nella parte competitiva, a Roma viene ricordato il desaparecido poeta e maratonita argentino Miguel Benancio Sanchez. Vediamo il servizio di Andrea Fusco. Ha vinto la gente, oltre 8.000 persone hanno portato in alto e lungo le strade di Roma il nome di Miguel, il desaparecido argentino nel cui nome viene tracciato sempre ogni anno un messaggio di pace e libertà. Percorso più corto rispetto alle edizioni precedenti a causa del crollo di due piani del Palazzo sul Lungotevere di fronte al Ponte della Musica e con l'inedito arrivo all'interno dello Stadio Olimpico, prima volta in 17 edizioni. Il vincitore della gara maschile è stato Daniele Donofrio, rappresentante della nuova atletica Isernia con 24,3, 9 secondi di vantaggio su Yuri Floriani delle Fiamme Gialle, pari merito con Delian Statef. Velocissima anche la gara femminile con la portabandiera dell'esercito Laila Soufiane, di origine marocchina, capace di infliggere 1 minuto e 14 secondi di distacco alla compagna di squadra Nadia Ejafini. Terzo posto per Anna Alberti a 1,40 dalla prima posizione, ma oggi, come detto, ha vinto la folla di amatori, tutti uniti verso il traguardo.